Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, è venerdì, che tra l'altro il primo venerdì del mese, stiamo celebrando la Santa Messa votiva del Sacro Cuore, e il Vangelo ci presenta il discorso di Gesù sul digiuno, quell'aspetto nuovo che lui e la sua predicazione sono venuti a portare a questo gesto ascetico, già conosciuto nell'Antico Testamento, sapete, uno dei giorni più adatti per fare il digiuno, come la Chiesa ci ricorda anche per il tempo di Quaresima, è proprio venerdì, perché venerdì si ricorda la morte di Gesù. E qui Gesù spiega proprio questo aspetto, perché quando accusano i farisei, lui e i suoi, che mangiano e bevono, a differenza dei discepoli di Giovanni Battista e dei discepoli dei farisei, Gesù dice: loro adesso non possono digiunare perché io, che sono lo sposo, sto con loro. Chi è? Quando mi invitano a un matrimonio, che dite: no, io al matrimonio mi siedo e faccio digiuno. È possibile? Se limitate, no, se lo sposo sta con me, si può digiunare. Ma quando sarò tolto dalla loro presenza, digiuneranno. Sapete che in Gesù, purtroppo, a me piacerebbe tanto vederlo tutti i giorni in persona, insomma, tratteremo un po' con lui, ma qui non è possibile. Massimo che possiamo vedere è quello che vediamo nell'Eucaristia. E per cui Gesù dice: il digiuno che faranno i miei avrà questo valore aggiunto, cioè sarà anche il modo con cui i miei discepoli mi dicono: ci manchi tanto, ci manchi talmente tanto che io non mangio pur di stare con te, perché tu sei colui che è il mio tutto, più importante del Padre. Questo è un aspetto, diciamo, aggiunto del digiuno cristiano. San Paolo nella prima lettura ha fatto un pezzo, sapete che San Paolo era chiamato fin dai tempi antichi anche il teologo, è stato il primo grande teologo, per cui per commentare la prima lettura, se rimango ancora qualche anno a sermonire, faremo quando Dio vorrà, come fece anche altrove, le lettere paoline, solo per questa cosa qui ci vogliamo, d'accordo, per il passo, ci metteremo 3 minuti se Dio ci aiuta. Perché questo inno della lettera di San Paolo è qualcosa che è anche contenuto nella preghiera liturgica della Chiesa, è uno dei cantici che nella preghiera ufficiale della Chiesa, che è la liturgia delle ore, si fa durante i vespri, proprio quello che abbiamo proclamato nella prima lettura. Ed è un inno, si chiama cristologico, cioè che mostra l'eccellenza e la grandezza di Cristo sia nell'opera di creazione di Dio che nell'opera della redenzione, della salvezza. Speriamo che in 2 minuti riesco a aiutarvi e aiutarmi a volare alto con San Paolo. A un certo punto San Paolo, parlando di Cristo, ha detto queste parole: tutte le cose sono state create per mezzo di Lui. Beh, riconosciamo questa espressione, no? La diciamo nel credo: per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Il Padre ha creato tutte le cose per mezzo del Figlio e dello Spirito Santo. Però San Paolo aggiunge anche un'altra cosa: per mezzo di Lui e in vista di Lui. Questo è un po' più, che significa in vista di Lui? In vista di Lui significa che tutte quante le cose che Dio ha creato sono finalizzate non soltanto ad accogliere Gesù che sarebbe venuto, ma a considerarlo come un modello. Cosa dicevano i padri della Chiesa? Qui seguitemi un attimo, 30 secondi, 10 secondi. Sapete che tanti anni fa, tanti miliardi di anni fa, questo ce lo dicono anche gli scienziati, non esisteva nulla, l'universo non c'era. E qual è la prima cosa a cui Dio, volendo creare, ha pensato? Qual è secondo voi? Sapete qual è? La santissima umanità del Figlio. Questa è la prima cosa. Poi c'è la seconda. La creatura che avrebbe dato la santissima umanità al Figlio, cioè la Madonna, e poi tutto il resto. Gli angeli, gli uomini e tutto l'universo sono stati creati avendo come modello l'umanità di Cristo. Dici, che significa questo? Dico solo questo e poi chiudiamo l'omelia perché sappiamo da un altro, no? Voi sapete che anticamente l'uomo veniva chiamato il microcosmo, cioè nel piccolo, adesso lo vediamo subito, l'uomo contiene tutti i gradi di essere che Dio ha creato. Guardate, tutti quanti noi siamo materiali, giusto? Siamo esseri materiali, cioè abbiamo gli atomi, ma pure questa pietra qui è come me un essere materiale, una tomba, sto libro, questa cosa. Materiale io e materiale la pietra, giusto? Solo che la pietra non cresce, noi invece cresciamo. E qual è l'essere creato che cresce e basta, oltre che essere materiale?
il mondo vegetale, le piante, no? Le piante crescono, ma io cresco. Ma le piante ce l'hanno i sentimenti e le emozioni? Non credo. Si muovono le piante? Si muovono soltanto nei film di fantascienza, no? E quali sono gli esseri che invece hanno dei sentimenti e si muovono? Gli animali, i miei bei gattini, i vostri bei cagnolini. C'hanno i sentimenti, se gli fai una carezza è contento, c'hanno paura. Noi ce l'abbiamo i sentimenti? Sì. Ci muoviamo? Sì. Ma il nostro gattino, l'intelligenza e la libertà, la libera volontà, ce l'ha? Non ce l'ha. Chi è che ha la libertà come noi, l'intelligenza e la volontà? Gli angeli. Solo che a differenza di noi, non hanno la materia. Allora capite? Mondo materiale, vegetale, animali e angeli sono tutti quanti contenuti in noi, capite? Ecco perché tutte le cose, perché l'umanità santissima di Gesù Cristo è stata il principio creatore di tutto l'universo, capite? Questa è una bella, questa è una bellissima cosa. E ciascuno di noi, tra l'altro, è un atto personale, individuale della divina volontà irrepetibile, perché ciascuno di noi, creandoci, Dio ci ha messo qualcosa che ce l'hai solo tu. Questo deve darci un buon motivo di santa fierezza, anche di umiltà, perché come ce l'ho solo io, ce l'ha solo ciascuno di noi, però noi abbiamo un unicum che ce l'ha dato soltanto. Ci sarebbero da dire molte altre cose, però ci fermiamo qui. È bello veramente mettersi in ascolto della parola, non soltanto per imparare tante cose, ma a volte anche per contemplare la bellezza di quello che Dio ha fatto, per ringraziare, come adesso faremo nella Santa Messa, ringraziando anche il cuore di Gesù per quello che ha vissuto e per quello che ha sofferto per noi. Domani è il primo sabato del mese e il nostro grazie lo diremo anche con gioia al cuore immacolato di Maria. Siamo lodati Gesù e Maria.